Buongiorno ragazzi, sono l'una e mezzo tipo, ma è l'una. Comunque molto 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 tardi, perché questa mattina piove estremamente tanto a Bergen, quindi... Estremamente tanto? Sandro ci direbbe che non è vero. Non è vero. Siamo arrivati. Allora, stiamo andando a prendere la macchina, perché abbiamo bisogno di lavarla. Sì, siamo giusti, è un po' un labirinto qua. Sì. Abbiamo bisogno non di lavarla, di lavare le nostre cose, quindi andiamo a cercare una lavanderia e poi andiamo fino. Qua c'è la chiave però, mo. Ah no, aspetta, abbiamo sbagliato un'altra volta. Stai facendo un casino. E dicevamo, e quindi andiamo fino a lavare le nostre cose e poi andiamo fino a vedere se mi regalano o mi vendono un aereo, perché come avete visto nei giorni precedenti ho perso un copricerchio. Quindi, visto che piove, cerchiamo di utilizzare il nostro tempo a disposizione al nostro meglio. Vuoi dichiarare qualcosa? No. No. Guardate che bella che è la macchina. Eh? In che senso? Non piove. Ah, j'ai voulu la perdre. E siamo a un supermercato. Come notate, qui vendono i carafe sfusi. Non so se vi ricordate dell'anno scorso, ma le patatine ci sono proprio piaciute tanto. E quindi ce ne portiamo a casa un po', vero? E poi ragazzi, c'è di nuovo la spaghetti sauce e la carbonara, buonissima ragazzi. Poi abbiamo anche un'altra buonissima pasta alla carbonara, pronta in 15 minuti al forno. E poi i norvegesi hanno sempre un casino di roba etnica, anche di là. Ovviamente, ragazzi, anche qui la pizza grandiosa. E anche la Peppe Spizza. E sono grandi. Sono molto grandi. Pizza prosciutto con qualcosa che sembra salamino in realtà. Ovviamente, ragazzi, mezzo chilo di salmone al prezzo modico di 9,50 euro il chilo. E qui ci sono una selezione di marmellate che ci hanno consigliato di prendere, perché sono tutte quasi sembrano fatte in casa. E noi le mangiamo la mattina, almeno io ogni tanto le mangio la mattina in hotel. Cosa? No, le colazioni in hotel sono fantastiche. Vengono ancora qui questi. Ah sì, si trovavano sulle calze della Befana. Tesla Ingang. Ci sarà entrato Tesla? Tipo. What do you say? Ciao. Ah guarda, c'è anche il charging station. Metti là. Metto qua. Una Tesla blu pulita. Esatto, non è la mia. Io ho di nuovo tutte le parti della mia auto. Siamo stati da Tesla, come avete visto, lì vicino. Siamo ancora da Tesla, perché quasi tutti, cioè ci sono un po' di Tesla Destination Charger qua, di là hanno tutta la parte di service e mi hanno dato a pagamento, l'ho pagato 285 NOK, che in euro saranno circa 25 euro più o meno, e c'è un nuovo fiammante. Adesso lo andiamo a montare e speriamo di non perderlo nuovamente. Allora ragazzi, la situazione è questa. A Bergen è impossibile girare. No, è veramente un casino ragazzi. Tra l'altro c'è il tram, c'è... vabbè, quello non è un problema, ma... Sensi unici, in corso. Divieti di accesso per X motivi. Strada a doppia corsia senza il divieto col divieto d'accesso. Non puoi svoltare a destra, devi andare dritto, però ti fa fare il giro dell'occo e dopo si può... Puoi andare in quella strada dove non hai potuto svoltare. Per fortuna adesso siamo in coda e riusciamo a guardare un po' il navigatore. Comunque ragazzi, qui è un casino, quindi fermatevi e fate il vostro giro a piedi o con i mezzi pubblici. Noi siamo comunque in periferia, quindi di solito non ci si viene insomma da queste parti, se si viene a Bergen. Esatto. Siamo tornati all'hotel ragazzi, volevamo fare una foto per farvi vedere che caricavamo qua all'hotel.
Come potete vedere, qua ci sono tre stalli, non so se si vede dall'inquadratura, ce n'è uno per le macchine elettriche a sinistra e due per le Tesla. Tra l'altro quelli dell'hotel erano stati molto gentili, perché se vedete qui in lontananza c'è scritto che era riservato per me, ok? Però c'è un piccolo problema perché quel cavo lì è troppo corto e infatti la Model X era attaccata a quel cavo lì. Quindi ci spostiamo da questa parte. Questo cavo qui, che è quello che abbiamo utilizzato ieri sera, ma poi l'abbiamo spostata perché non era più necessaria la ricarica, ci arriva la mia macchina. Però l'intelligentone della Jaguar E-Pace qua, invece di parcheggiare sul suo posto, dove c'è il caricatore sempre di Tesla, ma dove anche le macchine elettriche possono ricaricare, dove vedete bene il cavo è lungo abbastanza per arrivare anche di qua, ha deciso bene di occupare due stalli praticamente di ricarica. Questa è un po' l'ignoranza di alcuni driver di macchine elettriche che purtroppo ci dobbiamo ancora tenere finché non c'è un'educazione comune. Non fate come lui, non fate come lui, perché io non ho bisogno di ricaricare, ma volevo fare la foto per farvela vedere e mi sono accorto di questa cosa. E visto che la macchina adesso la muoviamo, ci facciamo fare anche l'aggiornamentino. E adesso vi portiamo con noi a fare un giro per Bergen. Esatto, visto che adesso, come direbbe Sandro, è bel tempo, cioè non piove, allora approfittiamo un'oretta di fare un giretto per Bergen in attesa della cena. A dopo. E lì c'è una Model X. E quella è una bellissima landmark di Bergen, che non so come si chiama, ma la cosa importante è che lì c'è Elon. Ciao! Che c'è da comprare? L'Arctic Expedition, prende l'Arctic Explorer Club. Ed ecco le famose case di Bergen, che non si chiameranno mai così, in versione invernale. E siccome siamo sfortunati, e probabilmente anche la telecamera è piena di acqua, ci tocca tornare all'hotel. Che adesso comincia a piovere, o meglio, adesso ho anche quasi smesso, però non so se si vede, ma ha piovuto bene e quindi ritorniamo in hotel, ci prepariamo e poi andiamo a cena in un posto particolare. Ciao! Ed eccoci arrivati, ragazzi, dopo cena a casa di Sandro, che adesso anzi si autopresenterà, perché io non sono bravo su queste cose, quindi vai pure. Figurati, sono Sandro, abito in Norvegia da 5 anni. Sono trasferito qui dall'Italia. Come tanti norvegesi sono possessore di una macchina elettrica, in particolare di una Tesla Model 3. Beh, è stato così gentile da invitarci a casa sua qui per cenare e abbiamo parlato anche di auto elettriche, quindi un po' di domande sono venute fuori che secondo me sono interessanti anche da farvi capire, da farvi sapere, anche perché ci sono alcuni miti magari anche da sfatare per quanto riguarda la Norvegia, ma magari ci arriviamo dopo. Una delle cose che mi ha colpito di più, che sapevo, ma poi mi hai confermato, è il tasso di vendita in questo momento per quanto riguarda le auto elettriche comparato con quello delle auto termiche, diciamo. Quindi se vuoi ripeterlo magari... Sì, mi risulta che già da diciamo settembre-ottobre siamo arrivati a un tasso di del 60% di macchine plug-in, chiamiamole così, rispetto alle endotermiche, di cui oltre il 50% elettriche full electric e circa il 10% di ibride plug-in. Quindi escludendo comunque il mercato delle ibride non plug-in, okay, come Toyota per esempio, che comunque ha una buona certa fetta. Ha una buona fetta. E qui ci agganciamo poi a un altro discorso che mi facevi, cioè che nel 2023, se non ricordo male... Allora, ci sarà praticamente le endotermiche saranno vietate nel territorio di Oslo, credo dal 2023,
mentre dal 2025 saranno vietate in tutta la Norvegia la vendita, sarà vietata in tutta la Norvegia la vendita delle auto endotermiche. Una cosa che la gente va a pensare molto della Norvegia è che ci sono tantissime colonnine, molte di queste sono gratuite, i parcheggi sono gratuiti, insomma ci sono tantissime agevolazioni per le macchine elettriche. È davvero così? Come funziona? Non esattamente, nel senso che fino a due anni fa, un anno e mezzo fa, c'erano molte più agevolazioni, per cui le macchine elettriche potevano essere acquistate con IVA esente, quindi si risparmiava il 25% sul costo d'acquisto, questo a prescindere dal costo della macchina. Inoltre non si pagavano addirittura i traghetti locali, del trasporto locale, non si pagavano parcheggi, si poteva circolare nelle corsie preferenziali di autobus e taxi, a prescindere dal numero dei presenti a bordo, mentre normalmente bisogna essere almeno in tre per poter usufruire di questa corsia, preferenziale. Insomma, c'erano molte più agevolazioni. Queste agevolazioni parte sono state tolte, c'è ancora il 25% di sconto all'acquisto, i traghetti si pagano il 50%, i pedaggi stradali, gli anelli di pedaggio per entrare in città o per fondamentalmente per, mi sembra che l'hai citato tu in un video, per ripagare il tratto di strada che viene magari modificato alla costruzione della galleria, di solito ci si mette un casello a pagamento. Ecco, questi pedaggi adesso si pagano anche con l'auto elettrica, in percentuale ridotta, circa un terzo, però si pagano. Però stranamente, nonostante la gente sappia che man mano questi privilegi andranno a sfumare, e già dall'anno scorso alcuni sono stati tolti, l'incremento di vendite c'è stato comunque, quindi diciamo che normalmente il norvegese medio crede molto nella mobilità elettrica, è spinta tantissimo a livello governativo, a livello comunale, Oslo ci sta credendo tantissimo. L'isola felice che poteva sembrare prima non è assolutamente così, anzi ti posso dire che per l'acquisto di una macchina sotto i 30.000 euro probabilmente il 25% di sconto sull'acquisto della macchina è meno conveniente rispetto agli incentivi che invece si hanno in Italia, perché tra 4.000 più 6.000 più incentivi regionali eccetera, è più conveniente acquistare l'auto in Italia, l'auto di piccola taglia in Italia piuttosto che in Norvegia. Eppure la prima auto più venduta in Norvegia è la Model 3, la seconda è la Zoe. Se non sbaglio le macchine termiche pagano anche in base ai cavalli che hanno. Ho capito male come funziona? Sì, allora più che altro c'è una tassa relativa alle emissioni. Ok. Per cui presumibilmente una macchina con più cavalli dovrebbe inquinare di più, per cui c'è questa tassa in proporzione al consumo. Per cui fondamentalmente si finisce per avere circa il 30% di tassa su una macchina diesel di media cilindrata, come una Nissan Qashqai che in Italia costa 36.000 euro, full optional qui ne costa 48.000, per intenderci. Al contrario, una Tesla che in Italia ne costa 70.000, qui ti costa circa 54.000. Allora, le colonnine in realtà ci sono, sono anche un discreto numero, però tieni presente che il territorio norvegese è molto vasto. È molto vasto, 5 milioni di abitanti per una superficie molto più vasta dell'Italia, ma è drammaticamente contorto e complesso. Tant'è che tra le due città principali, Oslo e Bergen, che sono anche probabilmente le più vicine, ci sono 460 chilometri che si percorrono in circa 7 ore e mezzo. Perché in Norvegia qua, se non l'avete capito dai miei video presenti, si va piano. Piano, devi salire in montagna, puoi trovare la neve, qualsiasi periodo dell'anno. Quindi la viabilità elettrica, se vogliamo, è anche molto più complessa rispetto a quello che potrebbe essere in Italia. Però diciamo che i norvegesi hanno un metodo di ricarica che è diverso da quello che si può pensare, perché in Italia, come parlavi prima, mi dicevi prima, molti si lamentano del fatto che non ci sono colonnine, quando in realtà tu stesso prima mi hai detto il primo punto di ricarica dovrebbe essere a casa, e quindi i norvegesi mi raccontavi che... Sì, io posso confessare che
ho la macchina da settembre, non ho mai usato una colonnina che non fosse il mio wallbox a casa, mai. Non ho, obiettivamente non ho ancora fatto lunghi viaggi, però i circa 450 km di autonomia o anche 500 km avendo i limiti molto bassi mi sono più che sufficienti per gli spostamenti che devo fare normalmente. Certo. Per cui il norvegese normalmente ricarica a casa. Ovviamente siamo avvantaggiati rispetto all'Italia per quanto riguarda il costo dell'energia elettrica. E anche la fornitura, ricordiamolo. E anche la fornitura, sì, perché il mio contatore riesce a erogare 27 kW senza nessun costo aggiuntivo. Cioè, è trifase? No. Non è trifase. No, e quindi dicevi che comunque è molto conveniente caricare a casa perché l'energia costa poco. Assolutamente. Qui il carburante fossile costa più o meno come in Italia, mentre il costo al kilowatt è di 9 centesimi contro più o meno 20 centesimi in Italia. Quindi alla fine io rispetto alla macchina diesel sto spendendo circa un quinto al chilometro rispetto a quanto mi costava prima. Ecco, un'altra cosa importante che tanta gente mi ha detto è quella del come la Norvegia produce l'energia elettrica. Perché tantissimi pensano, o meglio, mi commentano, poi non so se sono tantissimi, che la Norvegia deriva da un passato col petrolio, quindi è molto poco green in questo momento per la produzione dell'energia elettrica. Non è proprio così. Niente di più falso. La Norvegia è il principale esportatore di petrolio europeo, ma sta cercando di sganciarsi il più possibile dal business del petrolio. Tant'è che la produzione di energia elettrica è per il 100%, o c'è una parte residuale dello 0,x sì, per una centrale sperimentale a gas, tutto il resto proviene da fonti rinnovabili, per cui non ci sono scuse neanche da quel punto di vista. Vabbè, concludiamo il video e questa breve chiacchierata domandandoti una cosa che non c'entra niente con le macchine elettriche, e cioè se torneresti mai indietro o torneresti mai in Italia, non solo per il discorso macchine elettriche, diciamo, ma anche come si vive qui, ecco. Assolutamente no. Diciamo, io classifico gli italiani che vengono a vivere o provano a vivere in Norvegia in due tipi. Quelli che si innamorano pazzamente di questo paese, o quelli che lo odiano. Io sono tra quelli che si è innamorato follemente della Norvegia e non tornerei mai indietro, onestamente. Qui si vive veramente bene, si vive come si dovrebbe vivere. Va bene, ci salutiamo qui, grazie dell'ospitalità. E... è stato un piacere. Ciao. Bentornati in una location particolare. Siamo all'IKEA, ragazzi, anche se è tardi. Sono le 11.10, ma abbiamo deciso di passare di qua perché Sandro prima mi ha detto che qui all'IKEA ci sono un po' di stalle di ricarica. E allora facciamo la conclusione del video qui. Un po' diverso rispetto alla camera d'hotel che siete abituati, anche per farvi vedere dopo quante colonnine ci sono qui. Allora, oggi, come avete visto, purtroppo non abbiamo mosso tanto la macchina, anche se uno dei consigli sarà quello di non sbagliare strada, perché Bergen ha una delle viabilità che io abbia mai provato più schifosa, nel senso che ci sono tanti divieti di accesso, sensi unici e soprattutto magari divieti di svolta a destra, sì, cose di questo tipo. Quindi tanti semafori, tante corsie. Rispetto alla standard norvegese a cui siamo stati abituati negli ultimi giorni, dove le città ovviamente non erano grandissime, Bergen è decisamente più incasinata. E la cosa più importante è che se sbagliate strada, e da qui arriva l'unico consiglio di questa sera, vi tocca fare magari 6-7 minuti di detour, quindi sì, perdete tempo. E niente ragazzi, chiudiamo qui il video e vi faccio vedere quante colonnine ci sono qui. Ci sono 15, quante ne ho contate prima? 15 stalli. Ci sono 15 stalli di ricarica, la maggior parte tra cui sono a 50 kW, fra poco ve lo giro, vi faccio vedere. Sì. Figo. Utilissimo perché uno viene a fare qua all'IKEA e si sa che si perde molto tempo. Ah, esatto, e con 50 kW diciamo che in un'ora e mezza, che secondo me è anche pochino, si riesce a stare dentro l'IKEA, forse il tempo giusto, ecco, 50 kW. Le colonnine sono queste. Qua dietro di noi vedete già i 50 kW. Qui ci sono alcune colonnine a 22 kW dove vi dovete portare il vostro cavo. E niente ragazzi.
E niente, noi vi salutiamo. Dalla piovente, perché sta già ricominciando a piovere, sì. Bergen, vi salutiamo. E mettete mi un piace. Like. Un commento. Telegram, Instagram, YouTube, campanella, sia live che non live. E basta ragazzi. A domani. Ciao. Ciao.